Assessore Telesca, oggi a Trieste l'inaugurazione di questo importante centro farmaceutico dove verranno allestiti e somministrati i farmaci antitumorali. Una struttura d'eccellenza sia per tempi di realizzazione e sia per le prospettive future. Sì, devo dire che bisogna veramente complimentarsi con questi operatori che sono stati non solo veloci, bravi e hanno avuto anche quella capacità di innovare, perché cambiare l'organizzazione per poi allestire questi laboratori non è semplice. È, devo dire, un'organizzazione all'avanguardia, perché la lavorazione in questo modo, la diluizione unica di questi farmaci antitumorali dà grandi garanzie di sicurezza, maggiori garanzie di sicurezza per i pazienti oncologici che si devono sottoporre a queste terapie, ma anche una grande sicurezza per gli operatori, perché sappiamo che chi lavora su questi farmaci, sulla lavorazione di questi farmaci, è molto esposto ai rischi professionali e qui invece sono ridotti davvero al minimo, quasi allo zero. E quindi mi complimento con l'azienda triestina, ma con anche tutti i professionisti che hanno lavorato, perché anche la capacità di lavorare insieme, i farmacisti, i medici, gli infermieri, e i tecnici, è un grande valore organizzativo che questa azienda ha dimostrato di avere. Assessore, anche una struttura come questa può contribuire a dare la percezione ai cittadini che dietro le cure e dietro anche i successi che ci sono nelle terapie c'è una sanità che funziona. Sì, io credo che in questa regione, se pensiamo al numero dei cittadini che entrano nelle nostre strutture, che si sottopongono alle cure, che si sottopongono agli interventi, in questo caso abbiamo visto 300 prestazioni di cure chemioterapiche in un anno, e sono cittadini che vengono, ricevono un servizio che funziona, e sarebbe importante che sapessero, che noi li informassimo bene su cosa c'è dietro. C'è una grande organizzazione, un grande lavoro, una grande capacità dei nostri professionisti, e io credo che noi come regione non possiamo che essere orgogliosi di questo.